Quella notte è durata tanto, è durata veramente tanto, le ambulanze andavano e venivano, e poi il proseguo è finito nelle inchieste della magistratura. La nostra diretta ancora a mostrarvi quanto sta accadendo per le vie di Genova. Oggi ci troviamo purtroppo a fare la cronaca di una guerriglia urbana. Abbiamo sentito i nostri inviati. Guarda, questa cronaca, questo è l'aereo che sta portando in maniera tale che quelli che stanno hanno attaccato i vedendo ragazzi, il disastro hanno attaccato i ragazzi, sono logicamente perseguiti. Io non ho sentito di questi spavori, perché sai che è un cazzo. Speriamo che muoia. È morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Buonasera per noi, niente. La sera della scuola Diaz, perché era sera, mi ricordo che ero sopra al muretto dove c'era la cancellata. Ero proprio lì sopra perché non sono molto alto, quindi cercavo di fare meglio le riprese. Dai. Dentro la mano. Ma vediamo il volo, ma che problema fa? Ancora una, diciamo che quindi da quel punto lì alto mi ricordo che c'è stata un'entrata abbastanza brusca dei poliziotti. Sono entrati dentro, gli ho fatto quella ripresa che aprono il portone, salgono su al primo piano e c'erano proprio le finestre evidentemente di una classe e lì proprio è stata una cosa strana, pazzesca, cioè urla di queste persone che erano dentro, quindi vedevi queste ombre diciamo sul soffitto perché c'era la luce accesa, erano forti, cioè urli di questi ragazzi, i poliziotti che salivano, scendevano sempre su quel piano lì. Infatti della Diaz furono tra i più importanti di quel percorso legato al G8. Sicuramente noi l'abbiamo vissuto in modo particolare perché la diretta era finita, di fatto il G8 era chiuso lì, prima dei fatti ovviamente che poi esplosero nella zona della Pascoli e della Diaz stessa. Arrivarono telefonate improvvisamente quando la nostra diretta era finita, noi eravamo già in fase di bilancio delle nostre lunghe ore insieme ai telespettatori, ebbene arrivarono queste notizie di scontri, di situazioni, di ambulanze che stanno arrivando sul posto e naturalmente ci allarmò molto quella situazione. Lo sapete che hanno attaccato i ragazzi qui della scuola Diaz? Hanno attaccato i ragazzi? Hanno attaccato i ragazzi qui alla scuola Diaz. Sì signora, stiamo arrivando. Mio Dio, sì. Guardi, in via Cesare Battisti, si stanno ammazzando. Sì, vabbè, arriviamo. Si stanno suonando di brutto qua sotto. Dove? Dove c'è il centro, cos'è, il forum? Ma via Cesare Battisti? Via Cesare Battisti. Oh. Sì, sapevamo già, grazie. Guarda che è un macello, eh? Ok, grazie, sapevamo già. Salve. E poi andando anche dai vetri delle finestre della redazione avevamo visto che cosa? Gli elicotteri, il loro rumore e questi fasci di luce proprio sulla zona da cui arrivavano le telefonate. Subito gli inviati corsero, aprimmo di nuovo le telecamere, lo studio, tornammo in diretta anche un po' sconvolti da quello che stavamo sentendo e naturalmente ci affidammo alla bravura dei colleghi che erano sul terreno, sul territorio per capire cosa stesse di nuovo accadendo su un G8 che era finito ma che non finì mai.
È lunedì, ce l'avete visto, ma ancora un aggiornamento dalla redazione prima di terminare questa nostra diretta, ancora l'ultimo aggiornamento che c'è possibile per questa sera, visto che abbiamo avuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini che risiedono nella zona di Albaro, nei pressi di via Cesare Battisti. Ci hanno chiesto che cosa sta accadendo, allora il resoconto della cronaca, secondo le fonti appunto che abbiamo contattato. Ebbene, delle volanti della polizia sono intervenute nella zona della scuola Diaz. Nella Io ricordo quella sera, dopo un'altra lunghissima giornata, che era stata un'altra giornata di scontri, Piazza Rossenti, tutto quello che ne era conseguito, tutto quel racconto che era stato fatto da Primo Canale, ricordo che avevamo chiuso la diretta e avevamo sostanzialmente finito quel racconto, stavamo andando via con i colleghi e hanno cominciato a suonare il centralino di Primo Canale. Una telefonata, due telefonate e continuava veramente, è quasi impazzito il centralino. Ed erano gli abitanti della zona intorno alla scuola che chiedevano spiegazioni, segnalavano che stava accadendo qualcosa e volevano capire e sapere da Primo Canale che cosa stava accadendo. Questo da un lato ovviamente ci ha irresponsabilizzato ancora una volta, perché voleva dire che gli abitanti vedevano la nostra emittente come l'emittente di Primo Canale, come il riferimento per avere informazioni, e dall'altro ovviamente ci ha imposto indirettamente di riaprire la diretta e di andare a capire che cosa stava accadendo dopo queste segnalazioni. Così abbiamo fatto. Quella sera, quella notte sembrava tutto finito, sembrava che un'altra giornata di lavoro si potesse concludere, invece il lavoro nostro di cronisti non era finito, perché appunto il nostro direttore ci disse che stava accadendo qualcosa, dopo le segnalazioni ricevute, nella zona di Albaro, nella zona delle scuole Diaz. E quel qualcosa noi un po' l'avevamo percepito da questo elicottero che volteggiava là in zona, e da terrazza lo si poteva scorgere, percepire. Allora con la collega Elisabetta Biancalani ci siamo coordinati e siamo partiti con due mezzi diversi. Lei è partita per arrivare dalla parte anteriore delle scuole, io per arrivare da dietro, e se il clou era proprio nella parte anteriore, ricordo da dietro l'arrivo, una situazione surreale, e ricordo qualche luce che si accendeva e che si spegneva all'interno della scuola, e poi il grande caos e quello che ne è conseguito. Ricordo comunque una serata, una nottata, perché finimmo di lavorare tutti poi molto tardi, sia chi era in studio sia chi era fuori, una nottata molto convulsa. Io partì insieme al collega Enrico Cominoli, che oggi non c'è più e che ricordo con tanto affetto. Partimmo, andammo dalle scuole Diaz Pascoli e lì ci trovammo di fronte ad un blocco di persone, ma ricordo soprattutto file di ambulanze. Tante ambulanze posteggiate una dopo l'altra di fronte alla scuola Diaz, con i lampeggianti accesi che giravano. Erano i primi momenti di quello che era successo, quindi riuscii ad avvicinarmi e arrivai fino all'ingresso della scuola Diaz dalle cancellate. Non si poteva entrare nel cortile all'interno della scuola, ma arrivai dalle cancellate. E ricordo anche in questo caso in modo molto nitido alcune immagini, in particolare tante barelle che uscivano portate dal personale sanitario e dai volontari con caricati dei ragazzi che erano feriti, avevano molte contusioni, sangue un po' ovunque, venivano caricati sulle ambulanze. Non si capiva granché di cosa fosse successo e si sentivano tante urla, fuori erano arrivati dei manifestanti, alcuni erano usciti dalla scuola e c'erano molte forze dell'ordine. A un certo punto, dopo un po' che eravamo lì, io intanto iniziai i collegamenti telefonici e in diretta anche con, diciamo non proprio diretta ma in differita con la nostra telecamera, con Enrico Cominoli, a raccontare ciò che vedevo, ma ripeto, al momento non si sapeva quello che poi si è scoperto che era successo. A un certo punto la polizia fece un cordone, di fatto tenendoci più distanti noi giornalisti che eravamo arrivati rispetto al momento iniziale. Ricordo tanta confusione, un andirivieni di forze dell'ordine fuori e dentro la scuola, e ricordo le persone che abitavano lì nei dintorni affacciate alle finestre a guardare ciò che stava succedendo. Anche in quel caso mancava quasi l'aria per
l'emozione, la tensione di quello che stavamo raccontando. Quella notte è durata tanto, è durata veramente tanto, le ambulanze andavano e venivano e poi il proseguo è finito nelle inchieste della magistratura. Sono entrati due o tre poliziotti, avevano qualcosa in mano, nel senso che non so se era una borsa o era qualcosa come fosse avvolto dentro uno straccio, non ricordo bene. Noi non ci rendevamo conto di quello che effettivamente stiamo riprendendo, era anche molto buio peraltro. Poi dopo alcuni mesi, chiaramente essendo stati noi a documentare tutti i 7 giorni del G8, ci venne sequestrato il materiale, tutto il materiale video, e poi da quello molto del nostro materiale fu parte integrante dei processi che ci furono. La sera della Diaz, noi eravamo in redazione, il mercantile veramente a poche distanze di lì, è 1 chilometro, e stavamo già per smobilitare come tutti, arrivò la notizia dell'assalto alla scuola Diaz, corremmo tutti lì, tutti i colleghi, e c'era l'elicottero che volteggiava sulla Diaz e noi cerchiamo di avvicinarci, ma fummo bloccati lì da via Cesare Battisti da un cordone di carabinieri, poliziotti in assetto insomma da guerriglia, che ci dissero assolutamente non si poteva passare. In quel momento arrivò, pochi minuti dopo, due ragazzi, viso da bravi, da studenti, ragazzi del nord Europa, che erano alloggiati lì dentro, dissero: ma noi dobbiamo passare, noi dormiamo lì dentro. Erano ignari di tutto, erano coscienza pulita, si vedeva che erano ragazzi per bene. Ebbene, i carabinieri davanti a noi non si fecero problemi, carabinieri e polizia, insomma, insieme, a prendere questi ragazzi brutalmente davanti ai giornalisti, li sbatterono per terra, misero le mani dietro con le fascette di plastica e li lasciarono in ginocchio davanti a noi. Noi protestammo anche, ma cosa state facendo? E proprio nel frangente io vedi con la coda dell'occhio che si allontanava dalla Diaz, da via Cesare Battisti, la loro questore di Genova, Colucci, che conoscevo molto bene ovviamente, visto che lavoravo in cronaca e mi occupavo della questura. Così questo intorno a lui, dietro di lui, dissi: Colucci, ma che succede qui? Ma cosa succede? Si fa: io non voglio sapere niente, non voglio sapere niente. Io devo, guarda, Michele, io non c'entro nulla. Io vado via. Questa era l'immagine forte. E poi Colucci fu condannato, però questo accadde. Ecco. Poco prima di mezzanotte ero a casa degli amici a cercare di mangiare finalmente una pasta asciutta, quando mi arriva una telefonata e mi dicono: la polizia sta assaltando la scuola di Nizza. Sono precipitato davanti alla scuola e quando ho visto quello che stava accadendo ho chiamato il mio interlocutore, che era il vice capo della polizia Ansolino Andreassi. Pronto? Dottor Andreassa? State facendo sgomberare il centro di Genova Social Forum con centinaia e centinaia di poliziotti. Siamo stati picchiati io, un consigliere regionale e un parlamentare. Si può sapere come mai? Che è un posto che abbiamo avuto dal comune? Ansolino Andreassi mi ha risposto: è stato deciso, non posso farci nulla. Sono entrati dentro da noi, non abbiamo aggredito picchiato nessuno, sono entrati da noi, hanno buttato tutto il suo quadro. Hanno buttato tutto il suo quadro! E allora io capisco che lei è responsabile, va bene. Allora, la roba viene da Roma direttamente, dalla polizia, Andreassa. Ecco, cos'è successo, Agnoletto? È successo che sono arrivati qua in centinaia e in centinaia. Sono entrati dentro la sede del Genoa Social Forum, che ci è stata data regolarmente dal comune di Genova. Hanno buttato su quadro assolutamente tutto. Allora sono usciti insieme, hanno picchiato diverse persone, le persone del servizio sanitario e gli avvocati che erano qua. Non li hanno fatti entrare proprio gli avvocati. E adesso poi siamo usciti, sottoscritto, un parlamentare Mantomani, un consigliere regionale, e ci hanno dato spintoni e botte là dentro mentre cercavamo di parlare col capo. Non si riesce a capire chi è il capo. Qua è una situazione assolutamente incredibile. Eravamo in un luogo del comune di Genova che ci è stato dato direttamente dal sindaco. Non si capisce assolutamente il perché di questa situazione. E lì io ho capito che eravamo completamente soli, che non avevamo più nessun riferimento istituzionale e che la Costituzione e le leggi in quel momento non avevano assolutamente più nessun valore. Un fatto tremendo, sciocco, scemo, fatto e determinato quasi per far vedere che si andavano a punire quelli che avevano messo a ferro e fuoco la città. C'è stata la scelta probabilmente di credere
che l'irruzione sarebbe stata utile perché si potevano arrestare quelli che avevano fatto tutti quei reati nel pomeriggio. E probabilmente la scemenza, che è diventata quindi una gravità assoluta, che non avendoli trovati hanno provato a inscenare un qualcosa verso chi era un manifestante e nulla aveva a che fare con i disordini. Una pagina brutta che fa parte di quello che dicevamo all'inizio. Il G8 di Genova è stata una brutta pagina, non si doveva fare a Genova, ma credo che sia servito per tutte le manifestazioni successive a capire che il diritto di manifestare c'è, ma c'è il diritto dei cittadini di vivere sicuri senza essere devastati nelle loro case e nei loro negozi.